Salve a tutti e ben ritrovati. In questa prima parte della settimana continuerà l'ondata di caldo anomalo che sta interessando gran parte dell'Europa, soprattutto l'Europa centrale, mentre una blanda circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo porterà l'insorgenza durante le ore pomeridiane di qualche isolato temporale che coinvolgerà in parte anche la nostra regione, in un contesto termico che vedrà ancora temperature che, seppur in lieve diminuzione, rimarranno al di sopra delle medie. Il vero autunno è ancora lontano. Vediamo tutto nel dettaglio, con l'aiuto della grafica, quello che accadrà in Puglia tra oggi e giovedì. Partiamo con oggi, lunedì 14 settembre. Avremo cielo poco nuvoloso ovunque, con temperature ancora calde, valori massimi infatti che saranno intorno ai 30 gradi con picchi fino a 32 sul Foggiano e sulle zone ioniche, ventilazione moderata dei quadranti settentrionali. Passiamo alla giornata di domani, 15 settembre. Avremo ancora una situazione tranquilla nel corso della mattinata, ma nel pomeriggio aumenteranno le nubi sulle zone interne, con possibili temporali sulle alture tra il subappennino Dauno, le Murge ed il Gargano. Temperature che saranno in lieve calo nei valori massimi, intorno ai 27-30 gradi ovunque. Vediamo la giornata di mercoledì 16 settembre. Avremo ancora ventilazione debole o moderata alle quadranti settentrionali e, come di consueto, tornerà la nuvolosità sulle zone interne nel pomeriggio, con isolati temporali tra subappennino Dauno e Murge. In questa giornata avremo un leggero calo delle temperature che non toccheranno i 30 gradi in nessuna zona del territorio pugliese. Chiudiamo infine con giovedì 17 settembre. Avremo temperature sostanzialmente invariate sia nei valori massimi che in quelli minimi, ma attenzione perché dopo una mattinata tranquilla nel pomeriggio si formeranno temporali che, oltre ad interessare le alture tra il subappennino Dauno e le Murge, interesseranno anche le zone interne pianeggianti della penisola salentina, specie tra il Tarantino ed il Brindisino. Ancora pochissime occasioni di pioggia per il resto della regione, che soffrirà ancora molto la fase siccitosa. Temperature appunto ancora calde e per il prossimo weekend non sono previste sostanziali variazioni, ma per questo e tutti gli altri dettagli io, come sempre, vi aspetto venerdì. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon inizio di settimana.